Ciao ragazze, eccomi tornata con un nuovo video. Mi vedete con un trucco che non c'entra niente con il video dopo perché mi sono appena accorta che ho cancellato dal telefono il video di presentazione di appunto questo video. Quindi ho fatto un po' un bordello e quindi lo sto un attimo registrando solo la presentazione. Volevo dirvi che questo video è in collaborazione con Crystal e Gabby. Vi lascio sotto i link dei loro canali. E poi vi metterò i link anche dei loro make-up. Abbiamo deciso di creare un make-up ispirato alla famosissima Violetta, amata da tutte, diciamo, tutte le più piccoline, tutte le più giovani ragazze. E sono make-up molto semplici, molto carini, che appunto possono essere anche ricreati dalle più giovani. Io mi sono ispirata a questa foto, che come vedete c'è proprio un leggero smoky sul marrone, i toni del nude, e dà molta più importanza alle labbra. Spero che vi piaccia, fatemi sapere, come sempre se avete qualche richiesta, qualsiasi cosa, lasciatemi un commentino. Vi mando un bacio, ciao! Iniziamo subito dalla base e applico questo fondotinta Essence, lo Stay All Day, nella colorazione 20 Soft Nude. Lo applico con una spugnettina in lattice. In questo modo verrà un effetto molto più naturale e non molto carico. Applico il correttore, utilizzo questo della Sobio, un correttore compatto, nella colorazione 01 Beige Clair, e lo applico con un pennellino, questo qui piatto, l'Elf Concealer Brush. E correggo anche le piccole imperfezioni. Con una matita per sopracciglia le vado a sistemare e utilizzo la Natural Eyebrow Designer di Benecos nella colorazione Gentle Brown. Applico un primer su tutto l'occhio, utilizzo questo della Moa, il Pro Base. Abbiamo visto dalla foto, il trucco occhi di Violetta è molto molto naturale, molto semplice da realizzare e può essere tranquillamente un trucco da tutti i giorni, e per utilizzarlo utilizzo questa palettina della Essence della collezione Sunk Lab. Questa è la 02 Long Beach. Allora, con un pennellino piatto come questo qui vado a prelevare il primo colore, questo dorato chiaro, e lo vado ad applicare all'inizio della palpebra. Ci vado poi a sfumare accanto questo marroncino chiaro. Prendo poi un pennello da sfumatura, prendo questo qui di H&M e vado a sfumare nella piega dell'occhio questo marroncino. Prendo un pennello da sfumatura più grande e sfumo bene. Come vedete è un trucco davvero semplicissimo e da tutti i giorni, anche appunto per le più giovani, e è carinissimo, davvero semplicissimo. Ora prendo questa matita di Kiko, doppia, si chiama Double Glam, e io ho il numero 100, che è in pratica da questa parte un color burro e da questa parte un marrone scuro. Vado ad applicare il marrone scuro nella rima interna dell'occhio. Con invece la parte color burro vado a creare qui un punto luce.
e la applico anche un pochino sotto l'attaccatura delle ciglia per dare più luminosità allo sguardo. Come illuminante utilizzo questo matitone della ELF, il Jumbo Eyeshadow Stick, nella colorazione D34, che è questo beigiolino dorato, e lo metto sotto l'arcata sopraccigliare, che va a dare ancora più luminosità allo sguardo. Infine, applico il mascara. Io utilizzo il Pupa Vamp e lo applico abbondantemente perché, come si vede dalla foto, ha davvero delle ciglia ben definite. Questo è il risultato del trucco occhi. Faccio l'altro occhio e torno. Eccomi qui. Gli occhi sono entrambi terminati. Come vedete, è un trucco davvero che rimane carinissimo e semplicissimo da fare. Adesso finiamo un volo alla base. Utilizzo una terra opaca. Qui utilizzo questa della Essence, la Sun Club, la 01 Natural. E con un pennello angolato e vado a fare un leggero contouring, proprio leggerissimo. Come blush utilizzo questo della Essence, il Silky Touch Blush, nella colorazione 20 Babydoll. E ora arriviamo al pezzo forte. Come abbiamo visto, gli occhi sono davvero molto semplici e naturali. Infatti, in varie foto che ho visto di Violetta, sono sempre messe molto in evidenza le labbra, spesso con dei rossetti fucsia. Invece, in questa foto, che ho scelto io, più che un fucsia, è diciamo un fucsia scura tendente un po' al viola. Il colore che si avvicinava di più è questa matita Kiko, è la Ultra Glossy Lip Pencil ed è la colorazione 614 e la vado ad applicare. Per dare ancora di più l'effetto gloss, visto che nella foto si nota molto, utilizzo questa Mini Size della Urban Decay, che è quella che si trova nella Naked 2. Il trucco è terminato e spero che vi piaccia. Fatemi sapere se provate anche a rifarlo, magari lasciatemi il link o mandatelo per email. Le trovate tutti quanti i miei contatti giù nell'info box. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!